Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Cosa bisogna fare di buono per ottenere la vita eterna? È questo che domanda un accorato giovane a Gesù nella pagina del Vangelo di oggi. Fare e ottenere però sono un'accoppiata di verbi molto pericolosi. Nascondono in sé la menzogna che basta applicare delle regole o una tecnica per ottenere un risultato. Ma ciò che davvero conta nella vita è solo il prodotto di regole e di tecniche? Si può insegnare a qualcuno ad essere felici così come si insegna una tecnica? L'amore è anch'esso una tecnica? Se tu poni la questione così, ha ragione Gesù a rispondere da manuale. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma basta seguire davvero i comandamenti per rendersi conto che da soli non fanno nessuna felicità. E lo sa bene anche il tale del Vangelo di oggi. Il giovane gli disse: Ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora? Appunto, questa è la vera domanda. Che cosa manca? Non dovremo mai trascurare le nostre mancanze, invece di provare a riempirle con qualunque cosa, dovremmo prenderle sul serio. È proprio ciò che più ci manca, che ci indica la strada. La vita si ammala non quando sente una mancanza, ma quando non sente più nessuna mancanza. Si può capire e dialogare con Cristo solo partendo lealmente dalle nostre mancanze. Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Ecco che cosa ti manca: una decisione che valga tutta la tua vita, un rischio che dica passione vera. Ti manca una libertà che decida seriamente per che cosa vuoi vivere. È difficile essere felici quando si vuole solo tenere in ordine la propria vita. Non basta un ordine per essere felici, serve un motivo per cui la vita valga la pena. E questo motivo lo si trova quando si trova un motivo per cui daresti via tutto.